Buonaserissima raga e benvenuti in questo nuovo video. Appena finita Juve Lazio, vince la Juve 2-0 che mette la seconda vittoria consecutiva in questo campionato. Rimane a 0 punti la Lazio che dopo aver perso con Napoli perde anche con la Juve. Certo è affrontata le squadre peggiori, quello sì, però insomma la Juve anche oggi è meritata, è stata più cinica, provato di più a vincere. La Lazio non ha sfigurato sicuramente sia contro il Napoli sia contro la Juve, ma oggi è stata davvero cinica la Juve, cioè dava la sensazione di poter segnare a qualunque occasione. Questo è tutt'altro che banale. Ronaldo ha provato a segnare in tutti i modi, non ce l'ha fatta neanche oggi. Ha segnato Mandzukic proprio su un gol, su Ronaldo che non è riuscito a segnare a porta vuota anche grazie alla deviazione di Stracoccia sul secondo gol. E comunque Juve superiore alla Lazio e nonostante non sia al top, perché la Juve non è al top, l'ha dimostrato anche oggi, soprattutto nei primi 20-30 minuti dove ci sono stati tanti errori in disimpegno. Poi è arrivato il fallo di Khedira, la Juve ha cominciato a premere, ha trovato il gol splendido tra l'altro con Miralem Pjanic. E che dire, della Lazio ancora negativo Milinkovic-Savic, si sta trasformando in una delusione. Nella Juve più o meno comunque tutti positivi. Mi è piaciuto molto Bernardeschi di nuovo, molto Bernardeschi, fulcro dell'attacco juventino, ancora molto molto bene. Scusate qua per il rumore, purtroppo non ci posso fare niente, sono fuori, posso fare il video soltanto qua. E poi la Lazio è deluso un po' sotto il centrocampo e anche la difesa, anche l'attacco non è stato pungente. Poi nella Juve bene Benino, anche Mandzukic, così Alexandro, poi la difesa molto solida, Szczęsny ha fatto delle belle parate comunque. Che dire, comunque stasera c'è Napoli-Milan, un'altra grande partita. Io mi aspetto probabilmente un pareggio da stasera, come ho detto nei pronostici. E poi tra Juve e Lazio mi è piaciuto comunque che nonostante la Juve non sia al top sia così cinica, così organizzata. E comunque lasciate un like al video se volete anche un post partita di Napoli-Milan più tardi, lasciate un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate sulla partita, condividete questo video, arriviamo a 50 iscritti, mi raccomando iscrivetevi al canale, arriviamo a 50 e mi rompo il braccio, siccome mi rompo il braccio adesso chiudiamo questo video, se no mi prende il male al braccio. Arrivederci ragazzi e ci vediamo al prossimo video.